Oggi vi do non una, ma quattro ricettine fantasticherrime. Sono super facili e soprattutto sono molto sfiziose per avere delle colazioni spettacolari. Facciamo insieme il succo ACE, anche pastorizzato, così lo potete tenere in dispensa e averlo sempre pronto quando vi serve. Lo yogurt fatto in casa, facilissimo, con delle idee che vi leccherete il dietro delle orecchie appena le vedete. Una bella torta morbida yogurt e agrumi che è strafacile, la fate in un lampo alla sera, è già pronta per la mattina da mettere in tavola, e la granola per tutte le mattine la potete conservare. Insomma, quattro ricettine fantastiche. Durante il video vi spiego un po' di cosine, quindi attenzione, le prepariamo insieme, ma prima, come sempre, sigla. Di fine stagione sono economiche e particolarmente dolci, quindi perfette per fare i nostri succhi. Usa l'estrattore anziché lo spremiagrumi, così potrai ottenere il 100% del succo. Preferisci inoltre l'estrattore alla centrifuga perché rispetto a quest'ultima lavora un numero di giri inferiore, preservando così minerali e vitamine. Per praticità puoi suddividere i quantitativi totali in tre distinte ciotole, come ho fatto io. Puoi tranquillamente riutilizzare i vasetti vuoti della birra o dei succhi di frutta che hai preso, oppure delle bibite. L'importante è che siano in vetro. Lascia libero almeno un centimetro dal bordo in alto. Questa è la tappa bottiglie che usava mio nonno per chiudere il vino. Tra l'altro, usandola potrai usare i tappi a corona come questi, risparmiando tantissimi soldi rispetto alle capsule delle bottiglie più rinomate. Tra l'altro le vendono ancora, e che questa va ancora bene. Bisogna solo regolarla per l'altezza di ogni bottiglia, quindi fatele a gruppi quando ne avete di misure diverse, e dovete stare circa a mezzo centimetro sopra il bordo più alto della vostra bottiglia. L'imbottigliamento, provvediamo alla pastorizzazione mettendo le bottiglie in una pentola abbastanza capiente da contenerle tutte. Copriamo completamente di acqua, copriamo con un coperchio e portiamo a bollore. Poi abbassiamo leggermente il fuoco e facciamo andare per 30 minuti. Spegniamo completamente il fuoco e lasciamo raffreddare fino al giorno dopo, quando potremo prelevare le bottiglie, asciugarle e riporle in dispensa, indicando, mi raccomando, contenuto e data di produzione. Questo succo si conserva per 12 mesi al buio e al fresco. Che preferisci.
preferisci, evitando quelli amari come il castagno ad esempio, e soprattutto se non hai il piano induzione ricorda di scioglierlo a bagnomaria. Sempre i tappetini di silicone perché sono lavabili e riutilizzabili. Se non ce l'hai, usi la carta forno normale. Potrai conservare la tua granola in vasi chiusi ermeticamente, tranquillamente anche per un mesetto. Con l'aiuto di un termometro porta il latte e lo zucchero a 40 gradi, non oltre, mi raccomando, mescolando in continuazione così che lo zucchero possa sciogliersi. È importante che lo yogurt si sciolga per bene, così si distribuisce bene in tutti i vasetti. Poi trasferiamo tutto in una brocca, così sarà più semplice versare il contenuto nei vasetti. In commercio trovi sia le yogurtiere con i vasetti monoporzione sia con il vaso quello grande unico. Io preferisco questa soluzione perché mi è più pratica, tu scegli in base alle tue esigenze. È importante però prenderlo che abbia il timer di spegnimento. Chiudiamo la yogurtiera e impostiamo a 12 ore. Trascorso questo tempo, spegniamo la macchina, preleviamo i vasetti, li chiudiamo con i loro tappi e li mettiamo a riposare in frigorifero alcune ore prima di consumarli. Ricordate che questo yogurt si conserva per circa una settimana. Avendo creato uno yogurt bianco, potremo aggiungere noi ogni volta gli ingredienti che più ci piacciono per insaporirlo, ricordando di usare l'ultimo vasetto come starter per la batteria successiva. Un altro abbinamento che a me piace un sacco è un filo di miele di quello morbido di acacia e scorza di agrumi freschi. Oppure, se volete proprio una cosa goduriosa, anche della pasta di nocciole, di pistacchio, insomma, dopo inventate, oltre che chiaramente la frutta fresca, eh. Frusta alla velocità minima, ma minima, riusciamo a incorporare tutte le parti farinose senza smontare l'impasto. Incorporiamo la farina poca per volta e ci ricordiamo di mescolare con le fruste il minimo indispensabile per avere un impasto, un composto omogeneo. Thank you.